In astratto è un modello che può funzionare, in concreto ci sono rischi e inciampi. Questi rischi e questi inciampi da che cosa potrebbero pervenire? Da quanto la politica si tiene lontana dalla gestione e da quanto è affidabile il partner privato nella gestione. Quanto più la politica si tiene distante, tanto maggiore saranno le possibilità che questo modello funzioni. Perché una cosa è configurarlo teoricamente, una cosa è gestirlo praticamente. Io sono solito dire una cosa, mio figlio si è laureato nel 2016 con una tesi sulle società pubbliche e lui ha commentato in un pezzo di un articolo le società pubbliche in Italia. Che cosa tu hai? Se tu prendi tutte le società pubbliche del nord, la loro media come costi e come efficienza è molto simile a quello della Baviera, cioè un modello molto avanzato. Se invece prendi le stesse società pubbliche di Roma, di Napoli e della Sicilia, queste società in termini di costi ed efficienti sono molto simili ad Atene, quindi nella parte più bassa dell'Europa. Quindi le norme sono le stesse, i modelli sono gli stessi, solo che la gestione pratica è completamente diversa e fanno sì che alcune realtà milanesi e bresciane sono un esempio per l'Europa. Alcune realtà romane, napoletane e siciliane invece sono delle bad company da questo punto di vista. Quindi non è solo una questione di modello, ma è anche come le gestisci, quanto la politica si ritrae e gestisce solo gli obiettivi finali e quanto si lascia spazio alla managerialità.